Ercuno, bello. Poi siamo precipitati di sotto. Non è. Bene, noi ci siamo un po' in altezza, quindi ce ne andiamo ad atterrare. Aia! Eccola! Vabbè, ma gli ha fatto far cumulo. E lì l'ansia si aumenta. Vai, via, l'aria. Ok Emanuele, adesso Edoardo lo porto sul paese, gli faccio sentire le campane, si sta divertendo, abbiamo fatto anche un ingresso in cumulo bello e poi andiamo in top, ok? A dopo. Delle case si scaldano e ti danno la corrente ascensionale anche i tetti delle case. Poi io passando qui sopra salgo. Non me l'aspettavo proprio. Sui laghi invece? Se vai sul lago che succede? Dipende. A quest'ora, in questo momento non succede niente, scendi, però la differenza di temperatura che si forma lì all'una, alle due di pomeriggio, crea le termiche tutto intorno, si staccano perché il lago è freddo, i bordi sono caldi, allora si staccano delle bolle. Vedi qua. Falese qui all'interno di questo buco si crea corrente ascensionale. Emanuele, sono andato giù con le orecchie, porello. Vabbè, ma l'emozione sai a volte ti frega un po'. No, pure qualcosa inizia a sentire comunque. Perché a te l'ho frullinato un po'. Che pure noi la sentiamo, eh. Io quando faccio tanti voli e comunque faccio tanti giri spaziali mi sento male, nel senso non è che sto benissimo, però io sono abituato, tu di meno, per cui la senti e ti dà fastidio. Come vedete, il paese l'abbiamo passato, qui si risale lentamente. Questa dai capo sali? No. Qua ci andiamo in zona di collo. Ancora ancora c'è la rete di ascendenza, per cui il paradiglio vola curato. Normalmente quando la rete finisce inizia a sentire si vola più basso, però si sale più. Che richiama i cumuli. Allora noi manteniamo adesso invece la direzione sinistra, un po' col peso andiamo a sinistra, dolci dolci. Bravo, così. Abbiamo delle pendolate perché il vento si viene addosso, però ci fa salire e scendere, dipende da com'è la raffica, capito? Senti, stanno in una perna. Qua dietro, no? Sì. Destro? No, sempre dritto. Andiamo fuori perché poi riagganciamo il costone da dietro e riatterriamo contro vento. Okay. Perché adesso siamo a favore di vento. Potremmo anche, diciamo, tirare in dritto così. Se siamo alti invece passiamo dietro, ma tanto alti non ci siamo. Passami la GoPro.